Il rilancio del Parco delle Cascine di Tavola parte dall'ambizioso progetto di 9 associazioni pratesi che insieme si sono aggiudicate il bando del Comune per la gestione dell'ex Golf House, edificio accanto alla Casa del Cacciaio che comprende anche la pensilina, l'orto e il pomario. Le questioni legali legate al ricorso presentato dai precedenti gestori si sono risolte a favore dei nuovi assegnatari, per cui entro poche settimane i vincitori del bando potranno prendere possesso dell'edificio. Oggi la presentazione della novità da parte dei suoi protagonisti. A Idea Toscana, CGFS, Nuove Idee, Polisportiva Aurora, Emmaus, Associazione Utenti Pangea, Associazione La Piazzoletta, Comitato Salviamo la Fattoria Medicea, Circolo Arci di Tavola. A queste si aggiungono 3 associazioni di Sesto Fiorentino, Intrecci, Frammenti di Luna Verde e Casa del Popolo di Colonnata. L'obiettivo immediato è quello di riaprire lo spazio ristoro, ma la vera intenzione della rete di associazioni è di fare dell'ex Golf House un centro di eccellenza, dove al recupero dei soggetti svantaggiati attraverso il lavoro si intrecciano attività sportive e culturali, progetti didattici e di valorizzazione agronomica partendo dai grani antichi e dal Gran Prato. Il tutto in un'ottica di sviluppo sostenibile. Lavoratori di trasformazione della frutta, vorremmo realizzare un forno sociale, questi sono obiettivi a lungo termine, a breve termine a ripristinare il punto ristoro, il pomario e tutte quelle attività che possono essere realizzate in tempi molto brevi. Il sindaco Matteo Biffoni elogia il progetto e sottolinea l'importanza del fare rete per unire specifiche competenze in un'ottica di collaborazione. Associazioni che hanno storie e percorsi diversi, che hanno costruito anche degli obiettivi diversi e si mettono insieme per valorizzare i propri obiettivi, fare sinergia, valorizzare un territorio meraviglioso come quello delle Cascine di Tavola, in quello spirito di collaborazione tra le grandi forze positive di questa città che credo sia uno dei grandi strumenti per uscire dai momenti di difficoltà di Prato.